Bella ragazzi, io sono Martex Bentornati su un nuovo video di Fortnite Prima di darvi questa notizia ragazzi Volevo ringraziare tutte quante le 64.000 persone Che stanno utilizzando il mio codice Nello shop, quindi in quello che è l'evento Del supporto a un creatore Ragazzi, grazie mille Ora però dobbiamo muoverci e arrivare sulla soglia dei 70.000 Mi raccomando tutti quanti nello shop Codice creatore JKR Martex Poche ore fa è stata annunciata Una nuova collaborazione tra Fortnite e Samsung Come abbiamo visto dalla precedente Promozione, tutti coloro che avrebbero acquistato un Samsung Galaxy Note 9 oppure un Galaxy Tab 4, dopo aver giocato circa tre partite da questo dispositivo, si sarebbero ritrovati nell'armadietto proprio questa skin, quindi la nostra amatissima skin Galaxy, una tra le più lussuose e costose skin del gioco, più tutti i suoi oggetti che vanno a comporre il set per intero. La nuova collaborazione invece ha a che fare con qualcosa che secondo me ragazzi non può essere paragonato alla prima skin che veniva data appunto nella precedente collaborazione. La skin di cui vi sto parlando è proprio questa, come dice l'immagine Imagine stessa si chiamerà Iconic e a me sembra proprio il gemello di quest'altra skin. Vi ricordate prima che uscisse la season 7, circa due mesi fa, quando furono leccate alcune skin, tra cui Calzamaglia e K-pop? Quest'ultima è una di quelle skin che non è mai uscita, è stata sempre rimandata, non si sa il perché, anzi, potrebbe essere proprio questo il perché, ragazzi. Attenzione, anche la stessa skin Calzamaglia fu rimandata per tantissimo tempo. Tant'è che credevamo che sarebbe stata, ovviamente, una skin presente poi nello shop, ed invece, appena non la la stagione numero 7 ce la siamo trovati nel Pass Battaglia a livello 87, quindi una skin sbloccabile per tutti coloro che avrebbero acquistato questo Pass Battaglia. Comunque, ritornando a quella che è la collaborazione tra Samsung e Fortnite, in questo caso tutti coloro che acquisteranno un Galaxy S10 Plus riceveranno in gioco questa skin, che al momento non si sa se sia uno stile sbloccabile oppure una skin vera e propria. Dato che, come detto pochi secondi fa, essendo che queste due skin si somigliano davvero tantissimo, può essere che la prima a sinistra la ritroveremo nel Pass battaglia stagione 8 e quella a destra invece sarà uno stile sbloccabile solamente per i possessori di un Samsung Galaxy S10 Plus potrebbero essere del tutto due skin differenti alla fine non prendete come verità tutto ciò che sto dicendo si tratta solamente di ipotesi ragazzi comunque dati i costi della precedente skin anzi dal dispositivo che si doveva comprare per ottenere tale skin tutti quanti vi starete chiedendo ma alla fine quanto costa il dispositivo per andare poi ad ottenere queste skin iconic beh ragazzi diciamo che va dai 1000 ai 1500 euro Esatto, costa così tanto. Infatti per 1029 euro, ragazzi, sarà disponibile la versione del Samsung Galaxy S10 Plus da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio. Per 1299 euro invece, sempre la versione da 8 GB di RAM, ma 512 GB di spazio. Poi abbiamo la versione più costosa di tutte, che è quella da 12 GB di RAM, attenzione, e 1TB di spazio. Quindi, ragazzi, è proprio un computer, non è un telefono. Ovviamente non vado nelle caratteristiche del prodotto, vi sto elencando solamente i vari prezzi di questo dispositivo e vi dico che in Italia sarà disponibile per la vendita dall'8 marzo. Quindi ragazzi, prima cosa che devo dire su questa skin è che sinceramente a me non piace. Ok, non compri il telefono per quella skin, magari lo prendi anche per caso, giochi anche a Fortnite e puoi sbloccare un oggetto in più sul gioco. Però spendere tale cifre per poi avere una skin del genere no. Già per la skin Galaxy era qualcosa di pazzesco, ragazzi. Però quella lì è una bella skin. Quella lì è favolosa. Addirittura, ragazzi, sembrerebbe essere una collaborazione che va oltre quella che c'è tra Samsung e Fortnite. Infatti, come abbiamo visto, la skin si chiama Iconic. Io non seguo il genere musicale K-pop, però ci sarà un evento del Samsung Galaxy S10 Plus, al quale parteciperanno in primis il nostro streamer preferito ninja. E poi alla destra Jang Jen Woo Non so se si pronunci così, comunque è una K-Pop star. Sotto poi, invece, guardate che cosa abbiamo, ragazzi. Il gruppo musicale Icon. E già questo si va a ricollegare a quello che è il nome. Della skin, quindi iconic per icon e il nome dell'altra skin K-pop proprio per quello che è il genere musicale, ovvero la musica pop coreana. Il tutto adesso, ragazzi, sembrerebbe essere collegato, dato che anche la Samsung stessa è un'azienda multinazionale sudcoreana. Quindi, svelati tutti quelli che sono i misteri, ragazzi, bella collaborazione. Qui, come ci ho detto pochi istanti fa, ragazzi, l'outfit è ispirato alla K-pop sensation di Jang, Jang woo della band Icon. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti che cosa ne pensate di questa collaborazione e anche della skin stessa ma tanto già lo so ragazzi vi conosco vi conosco però ci tengo e voglio avere anche il vostro feedback se il video vi fosse piaciuto ragazzi vi invito a lasciare un bel like condividetelo con tutti i vostri amici ragazzi fategli vedere questa nuova skin che arriverà molto presto su fortnite e che costerà davvero tanto vi ricordo come sempre che potete supportarmi nel negozio oggetti cliccando qui in basso a destra su supporta un creatore e digitare al centro dello schermo jkr martix maiuscolo minuscolo come sempre è uguale basta che sia tutto attaccato e poi cliccare su accetta aspettare che si confermi ed il gioco è fatto grazie a tutti coloro che mi stanno supportando, ragazzi. Siamo quasi a 70.000 supporters. Un salutone da Martex Snap Brothers.